bene, proviamo a fare una cosa che gli anni scorsi non abbiamo fatto. E ce lo permettiamo perché nel frattempo siamo cresciuti. Siamo ancora piccoli e giovani. Chi più chi meno. Ma comunque il nucleo dei ricercatori che collabora in modo attivo, fattivo, gli attori in scena negli studi di fattibilità, ormai una certa esperienza se l'è costituita. Vedete quattro nomi in particolare su questa slide. Il gioco che ho proposto è proprio il compito di chi non conosce più il mondo negli aspetti tecnici e quindi fa finta di essere saggio. Il compito che ho proposto ai quattro è stato di provare, ognuno per la sua esperienza e nel modo più creativo possibile, a rispondere alla domanda: che cosa c'è dietro l'angolo? E naturalmente la sfida che ho lanciato loro è stata di cercare di trovare una risposta a partire dalle competenze del laboratorio, cioè senza andare a leggere su Wikipedia che la prossima tecnologia è fatta in un modo o in un altro. Questo non dico che non sarebbe stato un gioco interessante o perfino divertente, ma non è questo il punto. Cioè non è una lezione quella che io ho chiesto a Federico, Luca, Cristina e Alessandro di fare. Le competenze che il laboratorio può mettere in campo, e credo siano quelle che insieme a una rete di relazioni, a un supporto istituzionale rilevante, ma l'insieme di competenze che rendono credibile il laboratorio e le sue attività è focalizzato su un concetto che mi pare ormai piuttosto chiaro, cioè noi siamo, se siamo capaci di qualcosa, siamo capaci di occuparci di processi, cioè di ciò che sta all'intersezione tra tecnologia e organizzazione, non tecnologia pura, la lasciamo fare volentieri a qualcuno che è molto più bravo di noi, e neanche organizzazione pura, organizzazione abilitata da tecnologia. E quindi, o incidentalmente, noi siamo, qui c'è appunto il preside della facoltà che ci ospita in un certo senso, in cui noi lavoriamo, e la nostra è una facoltà di ingegneria che ha attivi corsi laurea in ingegneria gestionale, quindi il nostro mestiere è in un certo senso anche accademicamente quello. E quindi la sfida che io ho lanciato e che sono davvero felice di aver constatato essere stata raccolta dai quattro ricercatori del laboratorio, non sono tutti, ma i quattro che hanno accettato la sfida, perché sono i quattro a cui l'ho proposto, è stata: cosa c'è di nuovo lato processi? Cioè non lato tecnologia o non lato organizzazione, ma lato processi. Quindi cosa c'è di nuovo mettendo assieme la tecnologia come fattore abilitante e la sua applicazione nell'ambito di organizzazione? Quello che è venuto fuori è un percorso che, se fossimo molto presuntuosi, ho proposto di chiamarlo prospettive perché sono appunto punti di vista su un mondo ampio e complesso, se fossimo molto presuntuosi ambirebbe a diventare appunto assolutamente non una lezione universitaria o quattro quadretti di lezione universitaria, ma piuttosto quasi all'opposto, quattro testimonianze quasi in logica di traiamo ispirazione, quasi in senso artistico, nel senso di c'è un'estetica in quello che anche noi facciamo. È un po' come se fosse, potrebbe essere che dietro l'angolo, trasversalmente a tutto quello che tutti noi facciamo, ci sia un gomito nella curva che descrive l'effetto rete. Cioè oggi siamo ancora a dire che RFID è una tecnologia con straordinarie potenzialità, ma che non ha ancora raggiunto il punto in cui cresce al 100% al mese. Come invece in alcuni casi, negli ultimi anni, è successo per tecnologie come in particolare una delle
prospettive ricorderà. Ma sapete tutti a cosa alludo? Internet, naturalmente. Internet ci ha messo 20 anni, no? Dall'inizio degli anni 70 fino a un certo punto, per far semplicemente capire al mondo che esisteva. E poi nell'arco di pochi anni, boom. Succederà qualche cosa di analogo anche per RFID? Magari non si chiamerà più RFID, non si chiamerà più né RF né ID. Si chiamerà qualcos'altro, o sarà un grande mucchio in cui c'è dentro tutto, NFC, UVB e bla bla bla. Ma succederà qualcosa del genere? Beh, allora la nostra intuizione, forse il denominatore comune che vi propongo come chiave di lettura per queste quattro prospettive a cui stiamo per assistere, è che il rischio è che, se non governata in modo appropriato, questa crescita possa trasformarsi in una torre di Babele, cioè, per dirla in buon italiano, in un gran casino, dove prima di raggiungere una accettabile efficienza economica, quindi la possibilità che abbia senso, tutto ciò devono passare anni, bagni di sangue, ormai è fin troppo facile sparare contro la Croce Rossa e ricordare le mille bolle blu dell'inizio dei 2000, no? Ma pensate cosa sarebbe oggi Internet senza motori di ricerca. Possiamo anche dire Google, tanto ormai è quasi sinonimo, no? Pensate a cosa sarebbe web senza Google oggi. E l'Internet of Things, no? L'Internet delle cose, avrà il suo Google? Sì, no, forse, come? E quindi il punto è, questo è, quando me l'hanno fatta vedere, perché appunto io queste cose non le so più, la mia battuta è stata: ma questo l'hai preso da SimCity, che è un vecchio simulatore. Invece mi hanno detto, no, questa è un'immagine presa da un video di una città coreana in cui tutto potrebbe essere RFID-izzato, automatizzato, realtà aumentatizzato, non so come si dice, va bene, insomma. Per andare in una direzione in cui si automatizza tutto, non solamente lato sistemi informativi, ma anche oggetti fisici, ci vogliono prospettive. Non basta la tecnologia. Non basta metterci d'accordo che la frequenza giusta non è più 13,56 ma è Paperino. Ci vuole qualcos'altro, ci vuole anche qualcos'altro. E allora le quattro prospettive che in modo sfidoso, challenging, più correttamente in inglese, abbiamo concordato con i quattro ricercatori sono proprio in questa direzione. Quali potrebbero essere le condizioni per evitare la torre di Babele, per evitare che lo sviluppo diventi una torre di Babele? E per non prenderci troppo sul serio, perché abbiamo detto che non deve essere una lezione universitaria, perché loro sono abbastanza giovani, qualcuno un po' meno, ma sono abbastanza giovani per evitare di dover fare la lezione universitaria, quella la faccio io, per evitare di prenderci troppo sul serio abbiamo inventato anche un filo conduttore quasi a fumetti. Partiamo in queste quattro prospettive dall'uomo. Come sarebbe bello, no? Che attraverso una tecnologia di bassissimo livello e apparentemente super tecnologica, super industriale, come un aggeggino con su un po' di rame, eccetera, eccetera, si possa costruire, contribuire a costruire una società umana. L'uomo al centro, che interagisce con altri, e la prima prospettiva sarà dunque a proposito di RFID per l'interazione tra persone. Interagisce nel mondo dove tutti noi passiamo qualche ora, qualcuno dice troppe o troppo poche, insomma, comunque nell'ambito domestico, nell'ambito della vita familiare, naturalmente in ambito industriale, nell'ambito della produzione, dei servizi. Finalmente tornando all'uomo, partiamo dall'uomo, gli altri, la casa, l'industria, e tornando all'ambiente. L'ambiente non solo in senso ambientalista, non solo nel senso delle problematiche energetiche a cui faceva riferimento il dottor Temperelli all'inizio, ma non solo, anche in una prospettiva più ampia, nel senso di l'ambiente sociale intorno a noi. Oggi è fin facile parlare di web 2.0, social networking, eccetera, eccetera. Queste sono le quattro prospettive che ci propongono
i quattro ricercatori.